questo video ti voglio spiegare come fermare l'ansia anche in pochi secondi. Ti mostrerò alcuni degli strumenti che noi utilizziamo nella nostra scuola e in particolare nel nostro programma Mai più ansia per poter fermare l'ansia, ma anche lo stress, il nervosismo. Addirittura molti nostri studenti lo usano per fermare gli attacchi di panico. Sono strumenti molto semplici, ma estremamente potenti. Ti lascio al video e ci vediamo alla fine per spiegarti un po' come sfruttare al meglio queste risorse. Che sono gli esercizi che io ti consiglio di utilizzare come reti di protezione. Allora, partiamo da quello principale, quello che dicevi più, il numero 1, vedo positivo. È un esercizio molto semplice. In cosa consiste? Consiste nel cercare tutte le cose positive che vedi intorno a te. Quindi io in questo momento potrei guardare attorno a me nella mia stanza e dire ok, cosa c'è di positivo? Potrei soffermarmi sul mio microfono, perché mi piace, sulla fotocamera con cui sto riprendendo, potrei soffermarmi sulla slide colorata, a me piacciono tantissimo le slide colorate, come avrai notato, potrei soffermarmi sul castello che c'è costruito di cartone, che c'è da sopra, il castello di Leoncino, potrei anche pensare a Leoncino, se non lo conosci magari avrei modo anche di scoprire chi è, potrei soffermarmi su alcuni libri che sono nella libreria davanti a me, cioè comincio a concentrarmi e osservo, nomino. Dico, ah, il microfono, il castello, il libro, eccetera, tutte le cose che io considero positive. Attenzione, quando fai questo esercizio ci sono due cose fondamentali. La prima, dici sempre perché hai scelto quella cosa. Per cui, una delle cose che posso fare per distrarmi quando sto male è cercare le cose positive. Ma se io dico il microfono, devo spiegare perché. E quindi potrei dire il mio microfono perché ha la forma di un'astronave e mi piace. Per questo, o perché ha un colore grigio metallizzato, oppure potrei dire il castello perché è tutto colorato, o perché l'ho costruito io e mi ricorda le serate d'inverno passate a montare il castello. Non basta dire qualcosa di positivo, devo anche spiegare il perché. Ed è la cosa più importante, perché nel momento in cui io spiego il motivo, la mia mente si focalizza su quello che sto pensando, sulle motivazioni per cui quella cosa la considero positiva. Considera questo: emozione negativa uguale pensiero negativo. Se io penso a qualcosa di positivo, sto uscendo da quel pensiero che ha creato il mio malessere. Non solo, altro consiglio. Se non ti viene in mente niente, perché quando stiamo male è facile che non veda nulla di positivo, chiediti semplicemente, tra le tante cose che vedo attorno alla mia stanza, potrei prendere il castello e chiedermi, butterei quel castello nella spazzatura? Adesso lo butterei o mi dispiacerebbe? Se mi dispiacerebbe vuol dire che è qualcosa che per me è positivo, se no perché me lo tengo? Butterei il mio microfono nella spazzatura? No, perché mi è positivo. Positivo vuol dire anche che è utile, perché mi permette di registrare la mia voce e di parlarti. Positivo è prezioso, magari l'ho pagato un sacco di soldi, questo l'ho pagato 60 euro, però io non li butterei 60 euro nella spazzatura. Per cui, se non ti viene in mente qualcosa di positivo pensando all'idea del positivo, chiediti, questa cosa la butterei in spazzatura? Se la risposta è no, dimmi perché la terresti. Che è la stessa cosa di dire ok, è qualcosa di positivo, visto che la tengo, e ti spiego perché la tengo, cioè vado a cercare il motivo. E questo fallo ad alta voce, non nella tua mente, perché ragionando con te stesso ad alta voce ti ascolti ed è più facile che ti concentri. Poi vedremo tra poco quando ti spiegherò 6 consigli pratici per sfruttare la rete e capirai perché è importante questo, la concentrazione. È importante che ti aiuti a concentrarti sulle cose positive che vedi. Una cosa importante che sottolineo è quella di trovare sempre il motivo. E di cercare, cercare, non è che se non dica ah, non vedo niente, no, le devo vedere, mi devo costringere a trovarle. E se non le trovo, comincio a cercare ancora di più, mi alzo in piedi e vado alla ricerca di quelle cose positive che non butterei perché per me hanno un valore. Ripeto, positivo può essere bello, può essere che ha un valore affettivo perché me l'ha regalato Tizio, Caio, eccetera, può essere perché costa tanto, può essere perché è utile, perché mi serve, perché mi è comodo, eccetera. Secondo esercizio, quello del contare, questo è facile. Quanto fa 77 più 99? Aspetta, lo faccio anche io, questa non è difficilissima, fa 176 e più 42 fa 218, poi magari potrei anche sbagliare, e più 93, 218 più 93 fa 311, o 301, 311. Questo significa contare. Come vedi, io ho scelto numeri scomodi, che finiscono con lettere tipo, con cifre tipo 7, 8, 9. Grandi che mi costringono a fermarmi e immaginarmi nella mia testa il numero. Potrei anche fare 317 meno 44, ancora più complicato. Ora non la faccio perché sennò mi distraggo e non riesco più a concentrarmi su quello che ti sto dicendo. Perché? Perché se io comincio a contare in questo modo, sono costretto a fermarmi. Vedi che io sposto gli occhi verso l'alto, mi viene spontaneo. Cioè, è come se io mi stessi immaginando i numeri, li metto uno sopra l'altro e cerco di calcolarli. Non fare mai questo esercizio con un foglio davanti, non scriverli, non usare la calcolatrice, non serve a niente. Ma fai in modo che questo esercizio
stanchi, tra virgolette, la tua mente. Devi concentrarti talmente tanto, quel numero deve essere così complicato che tu debba sospendere qualunque altro pensiero e concentrarti solo sul calcolo. Per questo funziona. Perché la rete di protezione funziona nel momento in cui quello che io sto utilizzando come gioco, contare o vedere le cose positive, mi impedisce di pensare a qualunque altra cosa. A quel punto io, concentrato su una cosa neutra, come il numero, torno tranquillo. L'ho fatto personalmente con persone in una crisi di pianto. C'è gente che è disperata, si metteva a piangere con me. Io dicevo: quanto fa questo? Quelle dicevano: non ci riesco. Quanto fa questo? Le obbligavo a farlo. Ma dopo due o tre calcoli cominciavano a calmarsi. Questo è fondamentale. Tu devi considerare che quando fai questi esercizi, quando stai male, stai facendo un braccio di ferro con l'emozione negativa. O vince l'emozione negativa e ti schiaccia, e in quelle condizioni tu non fai nulla e ti domina e diventerà sempre più forte, o vinci tu. Ma per vincere tu, tu devi prendere e non mollare finché non riesci. Questo è un esercizio importantissimo, ma lo devi tenere nella tua testa finché non ti calmi. Tu devi vincere, non ci sono alternative. I numeri possono essere anche le tabelline, potrei fare la tabellina del 26. Quindi 26, 52, 78, 104 mi sembra, quindi 130, 156, eccetera. Potrei anche averle sbagliate, non è importante se le sbagli, ovviamente. Tu cerchi di farle giusto, ovviamente, se spari i numeri a caso non serve a nulla. L'importante è che ti sforzi di concentrarti su quel calcolo. Potresti fare le moltiplicazioni, 7 per 96. Qua devi per forza mettere, io almeno li faccio in colonna, tutto nella mia testa, tutto nella testa. La testa deve essere totalmente oberata da quei numeri. Poi, fammi vedere se c'è qualcos'altro che ti posso dire su questo esercizio. È un esercizio semplice, lo puoi fare sempre. L'importante siano calcoli complessi. E alcune volte mi dicono: ah, Giacomo, a me non piacciono i numeri. Meglio, perché se ti viene scomodo, ti sarà ancora più impegnativo e ti toglie dalla testa tutto il resto. Ricordalo, lo scopo della rete e la sua efficacia sta nella semplicità, purché quell'esercizio ti costringa a concentrarti solo su quello che stai facendo, solo su quell'esercizio. Chiaramente questo è solo il primo step. Come ti ho detto, l'ho tratto dal nostro programma Mai Più Ansia, un programma di coaching all'interno del quale insegniamo alle persone come liberarsi dall'ansia in maniera definitiva. Si parte ovviamente da quello che è la rete di protezione, quella che ti ho spiegato in questo video, quindi fermare i pensieri che portano ansia all'interno della nostra vita. Ovviamente questo è solo il primo punto, perché poi si tratta di cambiare il modo in cui noi affrontiamo le situazioni, avere un approccio in quattro passaggi che ci permette di affrontarle in maniera chiara e avere un atteggiamento che ci rende invulnerabili all'ansia. Tutti i passaggi che all'interno del nostro programma di coaching Mai Più Ansia potresti approfondire. Sotto questo video c'è un pulsante o un link, se ti interessa ti porta al programma per capire come funziona, se le iscrizioni sono aperte e se anche tu potresti sfruttare queste risorse per liberarti in maniera definitiva della tua ansia. In ogni caso, ora tu hai uno strumento molto potente e semplice per arrestare immediatamente i pensieri che ti portano al malessere. Ovviamente nel nostro programma ne insegniamo anche molti altri a seconda delle situazioni per essere più adatti anche alle caratteristiche di ognuno di noi. In ogni caso, usali, sfruttali perché sono molto efficaci e io ti do appuntamento al prossimo video.